Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che siamo arrivati qui, nelle terre del calderone. Tutto questo solo per riattivare il fuoco. Belle le mani che appaiono così, mi piacciono un sacco. Sai cos'è che mi... si è chiuso il portone. Sai cos'è che però mi dà... veramente un po' strano di questo gioco, ma lo capisco perché è gestito in modo diverso rispetto al primo, ci sta. Che a presenza di nemici è veramente molto ridotto. Sotto quel punto di vista è proprio ridotta. Ma lo capisco perché è gestito in modo diverso. Qua i nemici sono più quasi open world, quindi sono sparsi. Ma sono veramente pochi lo stesso. Quello cos'è? Ah, la caccola esplosiva, davvero? Dove la devo lanciare? Aspetta. Ah no, ho visto, c'è un cristallo. Spero che non... premi R2 per lanciare contro l'interruttore. Ok. Ok, non c'è una tempistica, esplode dopo che l'abbiamo lanciata. Almeno quello è ottimo, dai. Vediamo, soldi. Soldi e una... o una lancia o un'altra. Porca troia. Ma ti pare? O era una lancia o era un'altra falce. Non ho visto bene con quegli artigli, assolutamente. Best arma in assoluto per me. Per me, assolutamente, dico, eh. Poi magari qualcuno mi dirà nei commenti, no, c'è il martello di Thor che è l'arma... Non me ne frega niente, non me ne frega niente. Per me l'arma migliore sono queste. E si era una lancia, il falcione selvaggio dello shock e la madonna, non c'era più niente. Danni da shock e perforazione, vediamolo. Che sì, non è proprio una lancia, è simile a una alabarda. Però è un'arma pesante. Vediamo. Sì, no, in realtà è un'alabarda lancia in pratica. Vediamolo contro un nemico. Perché questa effettivamente è l'arma secondaria che abbiamo trovato che fa più danno per ora. Però è lenta, però è lenta. La cosa che mi piace degli artigli è che sono veramente rapidi. Vediamo qua che cosa c'è. Soldi. Avevo visto una roba blu, ma magari era solo un effetto particellare. Probabilmente, visto che c'è il caccolone esplosivo, dovrò lanciarlo. Madonna mia, la telecamera. Dovevo lanciarlo lì, perfetto. La solita musichetta ogni volta che risolvi il mistero in questo gioco, però, eh. Sempre interessante. Madonna mia, si fa... farà anche un sacco di male, ma perché bene o male ha delle buone statistiche, ma a livello di velocità quest'arma non mi piace. Non mi piace. Le armi pesanti sono veramente lente, a meno che non ci sia modo di velocizzare i propri attacchi, magari con qualche amuleto, magari, non lo so, appunto avanzando nel gioco. Le armi pesanti non sono il mio tipo. Non sono per niente il mio tipo a questo punto. Magari poi mi sbaglio e magari appunto le statistiche migliorano. No, ho sbagliato, scusami, scusami. Ah, guarda, qui c'è un altro di quei cosi qua da dare a Vulgrim. Quella cacchio di loot box arancione mi ispira. Quella loot box arancione mi ispira. Allora, noi dobbiamo arrivare qui e lanciarci dall'altro lato. Ecco fatto, perfetto. Ma tipo da questo... ah ok, sì, si prosegue. Però qua... beh, qui ci potevano nascondere benissimo qualcosa. Ci avrei potuto giurare che c'era qualcosa di nascosto. Anche solo 2 lire. Perché hai saltato male, morte? Perché fai salti sbagliati? Comunque siamo arrivati dove dovevamo. Lì c'è un nemico grosso che sta combattendo, tra l'altro. Ora, lì c'è un'altra caccola e c'è un'altra leva. Ma mi chiedo
Sì, io ci arrivo. La mia risposta è in teoria no. In teoria dobbiamo farci il percorso attraverso il muro, però aspetta. C'è la cassa da rompere, io la rompo, giustamente. Scusa mai che c'è dietro qualcosa nascosto, ci trovi un oggettino anche delle balle. Ecco, fatto. Ogni volta che sento morte saltare sul legno mi sembra di sentire un cavallo, veramente. Ora, dove dobbiamo proseguire? Saltando sul muro, bravissimo, morte. Io sto ancora pensando a guerra, cioè ogni volta mi capita di pensare nella mia testa bravo guerra, ma in realtà so che devo dire bravo morte. Scende e torna a muoversi normalmente. Ah, ok. Cioè, se lo schiaccio caduta libera, ma se lo rischiaccio mi riattacco. Perfetto. Prendi la caccola. Lanciala lì. Vediamo cosa attiva. Perfetto, quella porta lì. E ora dobbiamo farci il percorso all'indietro. Eccoci qua. Ma sì, ovviamente da questa parte non ci posso passare per ora. Che succede qui di bello? Mi chiedo tra l'altro, ci ho pensato adesso, dopo che siamo entrati in questa zona, se ci siano zone di farming oggetti, se ci siano creature che si possono farmare per ottenere, non ti dico sicuramente, ma bene o male, sai, l'oggetto viola, l'oggetto arancione, la possibilità di dire quel nemico è molto probabile che droppa oggetti belli, soldi, sicuramente, sicuramente. No, dai, l'ho schivatissimo. Ma porca. Come dicevo, tra l'altro, non c'è molta concatenazione tra gli attacchi quadrato e triangolo. Scusate, ho avuto un attimo di singhiozzo. Vieni qua tu. Perfetto. Non c'è molta concatenazione. Questa cosa. Un po' è. Ok. Curiamoci che non si sa mai. E proseguiamo dall'altro lato. Lì c'è una cesta, ma qui, in questa zona circolare, c'è quella grossa, grande creatura che abbiamo intravisto prima. Però prima vediamo. Qua c'è la chiave. Che cattive. No, c'è la mappa. Ok. Pensavo che c'era la chiave. Però sicuramente la chiave, se ce l'ha, ce l'ha quella bestia. E io ti dico, va bene tutto, ma preferisco gli artigli. Però questo è blu. Scelgo gli artigli. No, meglio. Per adesso puntiamo sulle armi potenti, nonostante non mi piace, va bene, sì, ci sta. Però dobbiamo puntare più sull'efficienza che sul mio gusto in questo momento. Anche perché dai, alla fine già le falci sono veloci. Però gli artigli di più è quello che mi piace. Ok, la creatura, quella lì, sembra una di quelle che c'era anche in Darksiders 1. E tra l'altro la silhouette mi sembra quella della creatura invisibile che abbiamo visto lo scorso episodio. Sì, è diventato invisibile per un secondo. Ti ho visto, eh. E adesso c'era con me. Calmo. Calmo, evita tutto. Credo sia morto. Ora ne arriva un altro. Non lo. No, non era morto. Sembrava avesse fatto la mossa da quando muori. Dai. Perfetto. Osso del predatore. Ah, era un predatore quello. No, calmi tutti. Calmi tutti un secondo qua, eh. Ecco fatto. Basta, mi avete rotto le palle. Crepateci tutti. Voi e la maledetta corruzione. Soldi? Grazie, che ne ho un sacco bisogno. Vabbè, pensavo fosse una creatura, cioè nel senso più nascosta da trovare, invece no. Lì c'è la chiave, molto probabilmente. Però Quest'arma qui non mi fa impazzire, l'ho già detto.
Ah, la... la madonna. Quella è la chiave. C'ha anche l'animazione unica, ma ti prego. Comunque, abbiamo ottenuto la mappa. Fammela vedere un attimo. Eccola qui. Ha due piani. Questo vuol dire che tra poco saliamo e qui arriviamo alla fine. E qui che cosa c'è? C'è una roba verde. Ah, c'era... Ok, ok. Giustamente anche le scatole nascondono cose. Posso saltare da qui? Sì, secondo me. Perfetto. Tra l'altro vedo che c'è un'altra cesta di sopra. Ci sono dei nemici ora. Le concatenazioni, queste sconosciute. Veramente. Ok. Dicevamo, apriamo il portone. Oh. Si è mangiato la chiave. Grazie. Buono spuntino. Questo cos'è? Una zona di salvataggio? Ah, ok. No, non è una zona di salvataggio, è una zona in cui infilare questo macigno grosso. Va bene. Ah, che figata, posso far rotolare gli oggetti. Sembrerà una stronzata, ma in realtà è una cosa bellissima. Wow. Il mistero è stato risolto. Abbiamo tirato fuori il pilone. No, non da quella parte. Da questa parte. Allora, dici che ci arrivo saltando? Sì, ci arrivo, ok. C'ha un minimo di magnetismo, ok. Da questo lato? Sì, perfetto. E ora si prosegue di sopra. Tra l'altro mi chiedo se il piatto che dobbiamo trovare per il tipo sia abbastanza nascosto, sia palesemente trovabile, oppure stia dentro una cesta a questo punto. E comunque dobbiamo rompere tutti i vasi, nonostante mi dispiaccia per il vasaio. Ma uno, ci sono dentro i soldi. Due, magari c'è dentro dell'energia. Un sacco di soldini, perfetto. Qui c'è un'altra cesta che nasconde che cosa? Dov'è tra l'altro? Ecco qua. No, perché ti lanci dalla parte sbagliata? Ok. Come ti... Aspetta, forse posso fare così. No, non è un'idea pratica la mia. Però in realtà funziona. In realtà la mia idea funziona. Non, allora, probabilmente non è quello che il gioco voleva che io facessi, ma alla fine ha funzionato. Bello, mi piace che c'è un'animazione diversa per ogni cesta. Questo è un piccolo dettaglio interessante. Comunque, no, scendi. Bravissimo. Da questo lato, calma, scendi un attimo. C'è qualcosa da queste parti che io possa recuperare? Visto che mi metti una piccola piattaforma, magari sai, c'è qualche amuleto volante che io possa recuperare, che ne so. Vola di qua, a proposito. E io che continuo a guardare da tutte le parti, perché non si sa mai che cosa possa essere nascosto. Comunque devi fare mega attenzione se ti lanci di sotto. E siamo arrivati dalla parte opposta dove siamo arrivati noi prima. Perfetto. Questo vuol dire che di qua si prosegue. Questo è uno shortcut. Quello è lo shortcut dove c'era la porta chiusa. Tan tan tan. No, e invece mi fa proseguire. Ah, ok, no, in realtà si è aperta. C'erano le catene. C'era... tutto il muro di ferro prima davanti. Ok, lì abbiamo bisogno di un'altra chiave. Qua non c'è nulla. E qua c'è un guerriero di terracotta. Ecco fatto. Pam pam pam. La cosa buona delle armi pesanti è sicuramente il triangolo in volo. Quello sicuramente. Però abbiamo bisogno di altre abilità. Abbiamo bisogno di tante altre abilità, tipo fare lo scatto in avanti e poi fare il triangolo, per dire. E là? Chi c'è qui? Ok, altri costrutti. Sai cosa? Io, nonostante il danno,
la lancia qui non riesco proprio. Bastardo. Non riesco proprio a farmela piacere. Zero totale. Nonostante l'attacco. Merda. Triangolo. Ma perché non riesco a prenderlo? Ok. Nonostante l'attacco triangolo in volo. Quello sicuramente. Allora, abbiamo bisogno di un altro sassone. Dove lo troviamo? Eccolo là. Però prima ho bisogno di alcune caccole esplosive. Dove le trovo? Eccole qua. Basta chiedere e tutto ti sarà dato, figliolo. Allora, lanciamola qui. Ok, se è verde spento non si può distruggere. Ero totalmente convinto che quella roba l'avrei distrutta. Se è verde acceso possiamo distruggerla. Ora, mi sa che mi servono due palle. Fermo un attimo, allora. Arrotati e vieni qua. Tan 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 tan. Metà del percorso è aperto. Ora mi serve un'altra palla. Ovviamente questa mica la posso spostare. E invece sì, posso spostarla usando le bombe. Ah, hai capito. Cioè l'importante è che io lo attivo, poi non deve rimanere lì. E invece no, serve. Ah no, però aspetta. Eh sì, si sono rialzate. Ah, che stupido. Che stupido, aspetta. Prima dovevo attivare questo. Eh sì. Qua c'è un'altra palla. Qui c'è uno di questi, grazie. Ah no, è un libro dei morti. Raccogliamo le 10 e poi li vendiamo a Wulgrin, d'accordo. Non ti avevo visto, giuro. Allora, tu vai da questo lato. Guarda come si muove velocemente, morte. Ecco fatto. Prima palletta messa dentro. Seconda palletta tirata fuori dal buco. Ma porca troia. Dicevo, seconda palletta tirata fuori dal buco. E questa è la tua giusta postazione. Tan 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 tan. Altra chiave? Molto probabile. Mi piace un sacco l'animazione di come tira fuori la chiave. È proprio bella, porca troia, è proprio bella. Quindi, ora che abbiamo la chiave, possiamo aprire anche questo lucchetto, che è comunque molto demoniaco. Ed è incredibile che, appunto, l'inferno non c'entri nulla in tutto ciò. Eccoci qua. Dove siamo? Non lo so, però lì c'è un forziere che dobbiamo distruggere usando una caccola esplosiva. Molto probabilmente si alzerà qui il passaggio, quindi via. Non mi freghi, non mi freghi. Qualsiasi cesta è distruttibile, io vengo e te la distruggo. Ne troveremo 50 e io le userò tutte 50 da Wulgrin, sappilo. Vediamo. Ovviamente non è rovente. Ovviamente non è rovente e non ci si potrebbe neanche avvicinare, però va bene, dettagli quelli. Non c'è tempo da perdere. Ma va. Chi l'avrebbe mai detto? Tieni, ecco qui. Dobbiamo trovare una caccolona esplosiva. Che qua c'è nascosto una bella cesta, è una di quelle proprio belle quelle. Però la caccola esplosiva dove sarà? Ecco qui, no, scendi, scendi, bravo. Dove sarà nascosta? Porca miseria, devi salire in alto. Ah, per questo non c'era tempo da perdere, perché poi si resetta. Ah, hai capito. Beh, basta andare quando l'animazione è ancora attiva. Visto che non c'è stata una cutscene, abbiamo più tempo ora. Da questo lato, poi sali qua. E infine ti lanci da questo lato. Bravo morte. Il punto è, voglio trovare quella caccola esplosiva, come vi dicevo. È molto probabile che la troveremo in una prossima zona, ovvero adesso. La troveremo ora. E una volta trovata dovremmo tornare giù e poi buttarla sopra quello. Però aspetta, qui c'è
Un piccolo passaggio. No, è dove dovevamo fermarci. Perfetto. Pensavo si potesse ancora salire. Ora. Ah, eccola. Lo sapevo che eri qua. Lo sapevo che non potevi essere lontana. Allora, prima di tutto, becca di questo. Me ne frega niente che dobbiamo proseguire. Io voglio prima vedere che cosa c'è nella cesta. Vediamo. Secondo me soldi. Tanti soldi e degli scarpini. Perfetto. Ah, abbiamo trovato anche degli amuleti. Aspetta un attimo. Allora, le scarpe sono blu. Hanno uno in... No, hanno 6 in meno di difesa, ma 4 di arcano e 15 di resistenza. E sono finalmente diversi. Poi vediamo l'amuleto. Talismano del saggio. Sì, hai voglia, cacchio. Scambio volentieri quegli scarponcini per il talismano. E 7% di denaro trovato. Ottimo. E infine gli oggetti missioni, ovvero l'osso del predatore e le pagine dei morti. Mi piace questa cosa che il personaggio è personalizzabile. Mi chiedo in cosa scali l'arcano. Cioè, mi chiedo se l'arcano sia il danno delle abilità magiche, quindi tipo l'evocazione dei morti, oppure proprio il danno arcano è le abilità, tipo quindi questa qui che abbiamo sulla X, per dire. Vediamo qua dentro se c'è qualcosa. Ovviamente no. Però ora che abbiamo ottenuto quello che volevamo, vediamo, posso raggiungere quella roba lì? No, non lo so, ma... Beccati questo. Salirà fino in alto? Salirà fino in alto, perfetto. E ovviamente non è rovente, eh. Ovviamente non è per nulla rovente. Rapide. Piatto dell'opera... Ah! Ovviamente torna... Non ho letto tutto. Roba nascosta qui. Soldi. E una cura, va bene. Non è certo roba da buttare. Qui invece, nemico. Prima boss fight. Dentro la scatola. No, attraverso il muro, ok. Garn. La madonna. Se l'arma elettrica che abbiamo trovato sia stata solo un caso, oppure questi cosi sono deboli all'elettricità. Non ne sono sicuro. Però fa un sacco di danno. Cioè, abbiamo fatto 730. Aia, ero totalmente dalla parte sbagliata io. No, abbastanza. Credo di aver avuto solo molta fortuna col danno. La madonna. Niente più morte. Vendicatore nero. Quest'arma apparteneva al guerriero umano noto come Draven e nel corso di innumerevoli duelli ne assorbì tutta la furia e la sete di vendetta. Il vendicatore nero è un'arma wow, nota per la sua inesoribile sete di sangue e massacri. Va bene. Bella, mi piace. E dove la trovo di grazia quest'arma? Quella. La madonna. È un'arma gialla. Ah, che tra l'altro scemo io. Danni veloce, danno lento, danno veloce. Difesa 36, potere di respingimento 25, danni da shock ovviamente non ce li ha. E mi serve il livello 5. E abbiamo trovato altri scarponcini che hanno più difesa, più forza, ma meno arcano. Ok, va bene per la difesa e la forza. E abbiamo trovato il piatto ovviamente. Qua dentro che cosa c'era? Cos'era la sua prigioncina? Cioè l'avevano nascosto qua dietro il muro e non c'era niente. Almeno una cestina, anche brutta nascosta, ce la potevi mettere, no? Non ci manca neanche tanto per salire di livello in realtà, eh? E mi chiedo a questo punto se questo boss si possa rifare nel tempo. Tipo, adesso abbiamo trovato l'arma a livello 5, ma se lo riaffronti a livello 20, ti dà l'arma a livello 20. Non sarebbe mica male. Mi chiedo anche se
il primo drop, appunto, quando uccidi la prima volta, sia assicurato, o appunto se è possibile riaffrontare i nemici se sia tipo un drop raro. Perché va bene tutto, però in un gioco del genere vado anche un po' a credere che sia il culo se ti escono certe armi, no? Oh, ho appena imparato una nuova mossa. Cioè, se faccio l'attacco veloce fa questo, ma se lo faccio a tempo fa questo. La miseria. Questo ti fa anche andare con i giusti tempismi per gli attacchi. Bello. Soldi, ovviamente, sia mai. Però dai, se dobbiamo arrivare... Era 20.000 o 50.000? Non mi ricordo. Credo 50, però. Se dobbiamo arrivare a 50.000 per avere la loot box dorata di Bulgrim, metteremo da parte tutti i soldi, ti giuro. E rieccoci qui all'entrata. Quello è un martello? No, è un meccanismo. Ok, calmi tutti. Prima di tutto, dov'è la cesta? Eccola qua. Ho aperto tutte le ceste nel percorso. Quello cos'è? Hai trovato un'arma posseduta. È vero, ce l'aveva scritto Vulgrin che c'erano le armi possedute. Sono sicuramente più forti delle armi base. Ma qual è la loro peculiarità di essere possedute? La prima cosa che mi viene in mente è che non possiamo disequipaggiarla se non pagando. Poi non vedo grande cambiamento di danno. Alla fine il range è sempre quello. Non mi fido ad usare un'arma posseduta in questo momento. Sacrificare oggetti alle armi possedute permette di aumentare il loro livello di esperienza. Ogni volta che raggiungi un livello di esperienza potrai decidere di come potenziarla. Scegli potenza e dopo la selezione l'arma posseduta per alimentarla con il sacrificio. Ok, calmi un attimo. Possiamo anche cambiargli il nome, ma che figata, ma che davvero. E allora fottiti. Bellissime. Allora calmi tutti. Questa è l'arma che abbiamo ora. Ed è l'arma... che dà più esperienza. Sacrifichiamo un attimo tutto tranne gli artigli. Vabbè, anche quelli blu effettivamente. Però quelli blu voglio venderli. Anche perché probabilmente gli oggetti bianchi non è che fanno chissà cosa a livello monetario. Però ok, a livello di animazioni non cambia assolutamente niente. Però belle da vedere. Ora ho capito che cosa fanno le armi possedute. Ora ha un senso. Wow, anzi, totalmente... vale anzi la pena di prenderle, assolutamente. Ora sono ancora più convinto di voler spendere quei 50.000 monete d'oro a Bulgrim, assolutamente. Ah, ma si scende! Scusami, ma... riaccendi il fuoco, ma si scende, ma siamo impazziti. Io pensavo che quello fosse il meccanismo per riaccendere il fuoco, non che io devo scendere di sotto. Vabbè, meglio, assolutamente. Ti dirò anzi che mi ero fatto un'idea totalmente errata di questo gioco. Per ora mi sta molto piacendo. Sarò stato probabilmente egoista io ad averlo giudicato male subito. Anche potenziandola, fammi vedere, giusto per curiosità. Quanto ti dà? Quella madonna. Questa qui per adesso la teniamo. Questa qui per adesso la teniamo. Voglio vedere se possiamo potenziarla in modo intelligente. Cioè, se ha senso potenziarla, è quello il senso. Ma anche queste sono belle. Porca troia, tutte le falci che stiamo trovando mi piacciono un sacco. Anzi, mi sembra quasi che le falci siano quasi tutte uniche, mentre le armi secondarie, bene o male, hanno tutti aspetto normale. Anzi, abbiamo trovato il piatto, fermo un attimo. Vediamo se il tipo ci dice qualcosa subito. Ti ho trovato il piatto, tieni. La montagna parla! Come hai fatto? No, no, non importa. Hai fatto quello che noi... Che io... non sono riuscito a fare. Ah, tranquillo. Porta le buone notizie ad Alia più presto che puoi. Ho trovato questo. Ho trovato quel piatto che volevi. Sei un bravo uomo. Molto più di quanto il tuo nome farebbe pensare. Sono in debito con te. Bravo ragazzo. E la rugiada dove la trovo? Cos'è la rugiada mordace? La rugiada mordace è il veleno che iniettano quelle vespe schifose, okay, se gli permetti di avvicinarsi troppo. Le troverai a forte sommerso, ma sii prudente. Hanno dei pungiglioni davvero terribili. Va bene. E siamo aumentati di livello e ci ha dato 900 di oro. Ottimo. E siamo al livello... siamo al livello 4. Ancora un livello e possiamo utilizzare quell'arma gialla. E io continuerei a potenziare questa abilità. Anche perché prima di arrivare qui
Ce ne vuole. Però io voglio quello esplosivo. Voglio quello esplosivo, porca troia. Restituisce energia pari al 15% dei danni inferti. La miseria. Allora, qui abbiamo ancora una cesta che non abbiamo aperto. Tutte le altre parti invece le abbiamo aperte tutte. Ah no, ok, non dobbiamo scendere. Come dicevo, quello era un tappo. L'abbiamo allora completata questa missione. Perfetto. Ok, andiamo nella prossima stanza e vediamo allora che cosa c'è in quella cesta e poi si torna indietro. Tra l'altro voglio provare quell'attacco qua, bello. Ha tolto un bel po' di vita. Anche solo il colpo che gira toglie veramente un sacco di vita. Ah, la cesta era lì. Ah, io come ho fatto a non vederla? Ah beh, perché prima non avevamo la mappa. Prima non avevamo la mappa che ci faceva vedere dove erano tutti quanti i forzieri. Soldi e un'arma. Era un'ascia quella? È una lama da braccio. Ma troviamo... Allora, le armi veloci mi hanno conquistato totalmente. Ho detto sì che gli artigli... Ma anche le lame da braccio. Ma mi sa che tutte le armi veloci sono... Sono veramente... Bello, bello l'attacco in avanti. Le armi veloci qua mi sa che sorclassano queste qua. Ma proprio facile facile. E a questo punto questa è... O la vendo o la do in sacrificio a questa. Giusto per vedere. Va bene, questa parte qui l'abbiamo completata totalmente. E ora... di tornare al villaggio. Usa spostamento rapido per raggiungere la località. Premite opzioni per richiamare la mappa. Ah, ok. Funziona così facile allora. Perfetto. Spostamento rapido, ok. Bello, mi piace. Piuttosto che doverti fare per forza 1000 chilometri per ritornare nella zona precedente. Ha più senso questo. O dover cercare per forza Vulgrim per usare lo spostamento. Ehi, tu hai qualcosa di nuovo da insegnarmi? Fermati un attimo. Ho un po' di soldi ora. Ho visto il fuoco fuoriuscire da qui, cavaliere. Lo so. Dimmi, sotto quella maschera, hai ancora le sopracciglia? E questa è la tua unica curiosità, amico? Pioggia di meteore, R1 in aria, L2 tenendo giù quadrato durante la mossa evasiva... Ah, eccola, questa è la mossa evasione in avanti, triangolo. Ah, ma vuoi vedere che posso usare anche i pugni a questo punto? Però ovviamente devo sbloccarli, devo pagare per averli. Va bene, appena avremo un po' di soldi extra, torneremo anche da questo tizio. Uella, guardalo lì, il fuoco che gira. Proprio è cambiato totalmente. E si vede anche qua sotto, ma che figo. Ovviamente ora se mi butto crepo. Anche lei dirà, ho visto il fuoco fuoriuscire dalla montagna. Qualcosa ti preoccupa? No, invece no, strano. Ok, fammi un attimo vedere. 1810, la miseria. E il Vendicatore mi dà i 2000. Abbiamo 4200. Secondo me, parere mio, non ha senso vendere le armi. Piuttosto le sacrifico. Piuttosto le sacrifico. Tanto di soldi ce ne faremo. Ce ne faremo un sacco. Allora, vediamo. Diamo un attimo un'occhiata. Proviamo a potenziare. Con gli stivali e la cosa qui forse ci arrivo. Ci arrivo giusto giusto forse. Esatto. Danni 41. Difesa. Ok. Seleziona possiamo selezionarlo. Ah, certo, certo. L'aveva detto. Resistenza, qual è la differenza fra resistenza e difesa però? Ok, c'è scritto che la difesa è la difesa fisica, ovviamente. La resistenza è agli elementi. Io per adesso la butterei sulla difesa. Ora di mangiare, beh certo, come no. Però il livello è rimasto 3. Il livello è rimasto 3 dell'arma ed è inferiore a questa qui. Però è bella. Esteticamente è proprio bella. E non voglio venderla. Non voglio venderla, voglio vedere se troviamo un'altra arma posseduta, se quello che abbiamo dato in pasto a quest'arma vale tipo come potenziamento extra per un'altra arma. Però ora voglio arrivare al livello 5 e vedere quest'arma. Voglio proprio vederla.